Adesso altri presidenti, perché siete in tanti, non riesco a vedere. C'era il presidente dell'Archeoclub. Allora, avvicinatevi mano a mano, dai, perché siete in tanti. La serata non la dovevo presentare io, quindi devo vedere ancora la scaletta. Quindi andiamo proprio a braccio e braccio. Allora, Archeoclub. Grazie, Corrado. Sono da Fede di Dio, presidente dell'Archeoclub, e qui presente nella sala c'è quasi tutta l'associazione, quindi compreso il direttivo, a dimostrare la sensibilità che i nostri soci hanno per tematiche così importanti. Credo che sia un giorno da ricordare e soprattutto capire perché si festeggia questa giornata. Io vi porto indietro di un po' di anni per raccontarvi una storia che invece è molto vicina. Vi riporto a New York, nella fabbrica delle camicette bianche, 1925. Lì lavoravano soprattutto donne e si occupavano di confezionare e realizzare camicette bianche. Erano in un palazzo d'acciaio e lavoravano in condizioni veramente di schiavitù negli ultimi tre piani del palazzo. Perché vi racconto questa storia? Perché le 146 vittime, di cui 123 donne, 24 di queste ragazze, chiamiamole così, ragazze, perché avevano una età che andava dai 14 anni ai 30 anni circa, di queste ragazze 24 erano siciliane. Una si chiamava Gaetana Midolo ed era di Noto, figlia dei coniugi Macca e Midolo. Questa ragazza non andò per sua scelta a lavorare in America. Fu la conseguenza, purtroppo, di ciò che avvenne con l'Unità d'Italia. In pratica, come disse Camilleri in una sua intervista, in quell'epoca, dopo l'Unità d'Italia, in Sicilia lavoravano circa 6.000 telai, cioè significa le Penelopi della nostra Grecia d'Occidente. Erano maestre nella lavorazione, quindi, dei tessuti. Grazie al telaio, in quasi tutte le case, quelle più ambienti, una stanza era riservata alla tessitura. E Gaetana era una ragazza che sapeva lavorare molto bene il telaio, quindi finì per destino con l'immigrazione del sud, finì in questa maledetta fabbrica che purtroppo fece queste vittime dovute all'incendio, che si propagò proprio per le condizioni di sicurezza bassissime. Ecco, la sicurezza è sempre un tema così attuale che sembra che sia quasi risolto, ma non riusciamo mai a risolverlo. Quindi vi ricordo questo aspetto importante, cioè quello di riuscire sempre a portare avanti quelli che sono i diritti delle donne. Vorrei proprio che se le donne ritrovassero il coraggio di una donna che appunto nella storia ha dimostrato questo coraggio, che è Timoclea di Tebe. Siamo nel IV secolo avanti Cristo nella Grecia, e Timoclea, che era una donna saggia, nobile, a seguito di un'incursione che avevano fatto i Macedoni, che venivano dalla Tracia, dalla Macedonia, cioè i traci che venivano dalla Macedonia, avevano saccheggiato praticamente Tebe. Erano riusciti ad entrare anche nella casa di Timoclea, e qui, dopo aver saccheggiato la casa, aver abusato di lei, il coraggio di Timoclea fu quello di convincerlo, dopo che gli aveva chiesto dove fosse tutto il tesoro della sua casa lussuosa, di portarlo nel giardino per fargli vedere il nascondiglio, che era il pozzo di Timoclea. Ebbene, lei riuscì con una strategia a farlo cadere nel pozzo e vendicarsi di questa brutta esperienza dello stupro. Quindi io spero che le donne trovino il coraggio per reagire a questo problema che è rimasto ancora insoluto. Quindi vi ringrazio. Grazie.